Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo tornati qui oggi con Hardware Rivals, il gioco di macchine che avevo già portato insomma l'altra volta. E dopo le partite che vi ho fatto vedere ho ottenuto questo bonus, guardate che bella livrea nuova per il mio pilota, guardate quanto è figo e cazzuto, guardate, guardatelo qua, guardate, guardate il casco con la faccia tipo da demone, quanto è bello. Ragazzi, oggi vi porto due partite di due deathmatch a squadre, quindi ci vediamo fra poco subito con la prima partita. Ok ragazzi, eccoci qui giunti a questa prima partita, a questo primo deathmatch. Io, come l'altra volta, ovviamente utilizzerò il mio fidato carro armato. Allora ragazzi, il deathmatch dell'altra volta ovviamente era... Attenzione, perché questo mi sta provando a puntare. Subito partiamo con una mega sfida. Oh, ecco qua. Fatto esplodere, prima uccisione. Subito. Allora, ragazzi, questo qui è un deathmatch a squadre. Ecco, mi hanno distrutto. Ovviamente, come sempre, devo capitare con i compagni celebrolesi. Vedete quello che mi era venuto a sbattere addosso, non stringeva più. Sembrava un procione in calore che si voleva accoppiare. Comunque, vediamo se arriva. Eccolo qua. Eccoli qua. Ecco, esplodi malamente. E muori. Ecco qua. Il mio carro armato ha la mimetica glaciale. Dovrebbe reggere. Quindi, ragazzi, il problema è che non camminano più. E non sparano più. Comunque, le armi si congelano e quindi non potete più utilizzarle. Quando vi trovate contro avversari un po' lenti, è un problema. Ecco qua. Ah, ecco qua, a posto. Cioè mi ha dato l'assist. Quando in realtà dovrei aver ucciso io. Comunque, va bene. No, mi hanno fatto distruggere. No, non ci credo. Queste partite in deathmatch normali, cioè con gente di tutti i livelli, infatti, mi stanno massacrando perché ragazzi qui c'è gente che ovviamente gioca molto più spesso di me, che quindi ha armi, macchine, tutto potenziato. Non fa niente ragazzi, manca di fare esperienza, perché cercherò di, se vedo, se mi piace, continuate a supportare la serie con i like, se vedo che piace ve lo continuo a portare ragazzi, anche perché a me piace moltissimo questo gioco qua. Quindi, se avrò tempo, mi svilupperò anch'io il mio caramato. Cioè guardate questo ragazzi, ecco qua, esplodi malamente. Ecco qua, esploso. Qua esplodi anche tu malamente. Ecco qua. Esploso un altro malamente. Non restare sul terreno, congelerai. E dove cazzo vado? Niente ragazzi, non dovevo stare sul terreno, ovviamente sono distrutto. Sono appena stato quasi distrutto. Guardali. Mamma mia ragazzi, nulla da fare. Questi sono fortissimi. Sì, e poi che altro? C'erano in tre. Erano in tre, ragazzi. In tre contro di me soltanto. Niente ragazzi, praticamente sono sempre costantemente solo. Sono veramente molto forte. Intanto muori. Ok ragazzi, la prima partita è appena finita. Ovviamente abbiamo perso, erano fortissimi i nostri avversari. Quindi queste sono le statistiche. 29 a 13 per loro. Cioè guardate i miei altri due compagni, 9-1 e 2-1. Io l'unico con 17, quindi siamo veramente una squadra. Noi eravamo 3 contro 4. Ok ragazzi, ci vediamo fra poco con la seconda partita. Ok ragazzi, eccoci giunti alla seconda partita. Questo è sempre un deathmatch, però questa volta è un deathmatch tutti contro tutti, quindi non siamo due squadre, ma siamo tutti contro tutti. Ok ragazzi, vediamo un po' subito i nostri avversari. Questo è un bel tutti contro tutti, quindi non ci sarà da combattere. Questo bastardo mi ha subito puntato. Muori. Qua l'ho colpito e l'ho distrutto, ma sono stato a mia volta distrutto. Ok, c'è un altro carro armato che quindi diventerà il mio nemico. Guarda, c'ha i guantoni, bellissimo, quindi è perfetto.
se l'è personalizzato. Ora vediamo un po' se riesco a personalizzarlo anch'io. In avanti, andando avanti di livello. Guardate che armi potenti che ha quello col cararmato, ragazzi. Niente, sono stato distrutto. Anche se non è stato quello col cararmato, o sì. Ah, ce ne sono altri due col cararmato. Ok, vediamo se riesco a colpirlo. Vediamo. Cioè, mi ha dato l'assist dopo che ho fatto praticamente tutto io. Mi ha dato semplicemente l'assist. Guardate quel bastardo dove si è messo, nascosto, ragazzi. Cioè, riesce a camperare anche qui. No, ragazzi, sono stato distrutto. Cioè, guardate, mi distruggono in un colpo. Fare i deathmatch con il veicolo non potenziato, ragazzi, è molto molto difficile. Quindi non vi arrendete, però all'inizio è così. Dovete soffrire, perché trovate, come in ogni gioco, gente che magari si è sviluppata prima di voi tutto, Ragazzi, guardate che bordello. Guardate che bordello, ragazzi. È veramente un casino. Mi ha dato l'assist, nel frattempo mancano 3 minuti. Mi venivano a prendere. Qui là abbiamo Samuele. Niente da fare, ragazzi. Ho armi troppo poco potenti, mi distruggono in maniera molto molto semplice. Allora bastano 2-3 colpi di cannone, io non lo so quanti ce ne vogliono, ma sicuramente parecchi. Ok, ragazzi, la partita è finita. Questo è stato il secondo round. Per ora è normale, quindi se siete all'inizio anche voi è normale che soffriate, insomma. Ah, comunque non sono arrivato ultimo, dai, almeno questa è consolazione. Quindi è normale che soffriate all'inizio, soprattutto in queste modalità di deathmatch, in cui ci sono gente ovviamente molto molto più forte, perché si è già sviluppata prima il proprio veicolo. Se la serie vi piace, ragazzi, continuate a lasciare like, così vi continuo a portare episodi e magari ci sviluppiamo sempre di più il carro armato, ma anche altri mezzi. Ci vediamo al prossimo video, qui da Genero 83 è tutto, mi raccomando a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Ci vediamo qui nel prossimo video, bella!